Primo impegno ufficiale della stagione, Baldini deve rinunciare a Merola, reduce dall'operazione al pube. A Tommasini, non convocato con l'AI, destinato al Crotone. 4-2-3-1, conferma per Cornelius Staver nel ruolo di terzino destro. Sulla tre quarti, Bentivegna, Tugno, Beccangiano alle spalle di Vergani, ospiti, ovvero il Pineto, con diverse assenze in difesa fuori, tre centrali, l'ex ingrosso De Santi seduto e così Cudini si mette a specchio. Davanti l'ex del Sole, Shakir e Bruzzaniti a ridosso di Fabrizi. Brutto errore di Moruzzi, prova ad approfittarne Fabrizi, che non riesce però ad infilare il portiere Plizzari, bravo nella circostanza. Poi c'è questa pressione di Pellacani su Shakir, gran palla gol fallita da appunto un giocatore del Pescara, che non riesce neanche, anzi ignora sicuramente il liberissimo Vergani. Si trattava di Franchini, esterno destro fuori misura, poi ci prova Vergani che elude l'intervento di Marafini, sinistro centrale, poi ancora c'è il tentativo di Bentivegna con la palla che viene deviata in calcio d'angolo. Vediamo nel secondo tempo il tentativo ancora di Bentivegna con la palla che viene deviata da Tonti, Alessandro Tonti, anzi sembrava deviazione ma così non è. Poi il gol di Vergani sul preciso assist di Moruzzi, però c'è la segnazione del secondo assistente del direttore di gara Striamo della sezione di Salerno. Il gol del Pineto nasce da una gran giocata di Lombardi che allarga la giacca per Bruzzaniti, palla in mezzo e c'è l'intervento, l'inserimento di Fabrizi che brucia Plizzari, rimpallo sfavorevole al portiere, poi a porta vuota lo stesso giocatore del Pineto, Luca Fabrizi, deposita il pallone nella porta sguarnita. La gran giocata era stata di Nando Del Sole, quindi il tentativo ancora di Vergani, la deviazione di Tonti e spazza Villa, dunque intervento risolutivo. Un'altra conclusione dalla distanza del Pescara, siamo al 62esimo sull'1-0 in favore della squadra ospite. Baggi è entrato in corso d'opera, altra opportunità per il Pineto, c'è l'intervento difensivo provvidenziale di Pellacani, blocca poi Plizzari dall'altra parte da posizione direi invitante, il sinistro di Bentivegna che poi sarà sostituito da Sasanelli, pallone alto e poi il gol al 46esimo, si accentra Nando Del Sole, la respinta di Plizzari, Alessandro Marrancone, il tapin vincente del neo entrato, il primo gol con la maglia del Pineto per il classe 2005, lo scorso anno in evidenza nel notaresco di Alessandro Bruno, 37 presenze e 3 gol, siamo al 46esimo, dunque Pineto 2, Pescara 0, si gioca allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia. Poi ci sono delle scintille tra due giocatori, Pellegrino è entrato in corso d'opera, il Moruzzi, Pellegrino viene espulso dal direttore di gara Striamo della sezione di Salerno, cartellino rosso, non sono molto evidenti qui le immagini, non sono molto chiare, però ci sono state delle scintille tra i due giocatori, ammonito Moruzzi, espulso Pellegrino, dunque Pineto in 10, ma la partita è di fatto finita dopo 7 minuti di recupero. Il secondo turno accede il Pineto che espugna l'Adriatico Giovanni Cornacchia, 2-0 il verdetto finale, affronterà il Perugia nel prossimo turno.